La Basilica di Sant'Andrea è una delle chiese più importanti della città di Mantova, in Lombardia, e uno dei maggiori esempi dell'architettura rinascimentale. Nel 1470, Ludovico III Gonzaga, secondo Marchese di Mantova, commissionò la riedificazione di una chiesa medievale già presente a Leon Battista Alberti, una delle più importanti figure del Rinascimento. La facciata della Basilica di Sant'Andrea riprende la forma di un arco trionfale romano, a cui si accosta il tema del Tempio classico, rievocato grazie alla presenza del grande timpano. L'imponente arco centrale è sviluppato sia in altezza che in profondità ed è coperto con una volta a botte, un motivo che si ripete anche all'interno della chiesa. Le quattro lesene corinzie, che si estendono per tutta l'altezza della facciata, costituiscono il primo esempio dell'ordine gigante rinascimentale. Al di sopra del timpano, in posizione arretrata, si apre un arco contenente un grande oculo che serve a dare luce agli interni. L'equilibrio complessivo è garantito dal modulo quadrato della facciata, che contiene il prospetto e determina la posizione degli elementi orizzontali e verticali, oltre a definire le dimensioni della navata. Sul lato sinistro della facciata svetta il campanile gotico, appartenente al monastero benedettino che sorgeva in loco prima della Basilica di Leon Battista Alberti. La basilica presenta una pianta a croce latina, formata da un'unica grande navata, attraversata da un vasto transetto e coperta da un'ampia volta a botte con cassettoni dipinti. Su ciascun lato della navata si aprono tre grandi cappelle quadrate, coperte anch'esse da volte a botte perpendicolari a quella della navata, che si alternano ad altrettante cappelle secondarie, ricavate dentro gli spessi pilastri divisori. Nella prima cappella a sinistra è sepolto Andrea Mantegna, celebre pittore a servizio di Gonzaga. In linea con lo sviluppo del Rinascimento, che in architettura porta alla ripresa di moduli costruttivi classici, questa struttura si ispira probabilmente al modello della Basilica di Massenzio a Roma, con la sua monumentale navata affiancata da ambienti coperti da volte tra loro parallele. Dietro l'altare si trova una profonda abside che domina la navata. L'enorme cupola che sormonta la chiesa venne realizzata solo nel 1732 dall'architetto Filippo Juvarra. L'articolazione dell'interno, secondo lo stile innovativo dell'Alberti, dà vita a forme solenni e grandiose, realizzate attraverso un uso plastico dei materiali. Si conclude qui la visita alla Basilica di Sant'Andrea, chiesa tra le più conosciute e apprezzate dell'architettura rinascimentale, che rappresenta una delle mirabili testimonianze dell'elaborazione culturale del Rinascimento nella città di Mantova, che per la sua unicità è riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO.